Confusione. E la palla si impalla e il gol è entrato, è entrato. Il gol di Tavella, il gol di Tavella. Il vantaggio della formazione lanotina. Tavella. Dopo che la palla aveva colpito la traversa sul calcio di punizione di Costanzo, è stato bravo Tavella a ribadire la palla in rete per il vantaggio. La palla per Verso, che riesce a liberare, e il gol della formazione lanotina con Gagliardi, 2-0, Gagliardi. 2-0 per l'Ecosystem in questo inizio di gara. 1-2 quindi dei due attaccanti, Tavella e Gagliardi. Ancora Verso, che è scambiato con un compagno per la sua conclusione al portiere Iozzi, che mette subito per Verso in avanti in posizione di pivot. Si gira, la conclusione, grande conclusione di Verso. È troppo lungo il pallone, ma ci arriva comunque Gagliardi ora a controllare. Tenta ancora una rovesciata ed il gol di Verso, 3-0. Palla sul secondo palo e Verso la mette in rete per il 3-0. 3-0 per la formazione lanotina. Tipo un tiro libero di calcio a 5, la grande parata, la risposta di Vernace. È primo tempo che si chiude sul 3-0 per l'Ecosystem Lamezia sul Pisa Beach Soccer. Vediamo la formazione della Lametina, c'è la conclusione respinta dal portiere. Ancora Cristaudo, palla dietro per il tiro a volo di Giampa. Tiro al volo di Giampa, ancora la respinta del portiere. Giampa era stato trattenuto dalla maglia, non visto dall'arbitro. La conclusione e la rete di Schirripa. Suo terzo gol, due ieri, il primo oggi. Grande rovesciata di Schirripa. Schirripa non riesce a fermarlo. La conclusione, colpisce il palo, non c'era arrivato. E Martino, Pasquale Giampa rimette verso Tavella, che è entrata in campo. La rovesciata di Tavella sfiora, viene bloccato, tenta ancora una rovesciata e 4-0 per Tavella. Ancora sulla palla Tavella, l'uscita del portiere, va giù Tavella, si rialza, tenta la conclusione, la conclusione. Riesce ad aggirare l'avversario Giampa, l'uscita del portiere, non c'è riuscito. Ora Pisa ancora in avanti, è girata con la parata. Punteggio di 4-0 per la formazione lanotina. Mette palla a terra Cristaudo, il colpo di tacco per Schirripa, la conclusione, fuori di poco. Ottima giocata della formazione lanotina. Vediamo che succede, c'è il pallone da recuperare. Ancora Marchetti, la conclusione, no, la palla rimbalza male, l'ha toccata Martino, e cioè Iozzi, ma gli è rimbalzata davanti. Tempo salutiamo l'amico Lorenzo. La parata di Iozzi ora. Libera Cristiano, palla alzata a campanile. Riesce a mettere a terra la formazione alla Medina con Schirripa e poi il tiro. Palla che esce. Sì, dice lo speaker. La conclusione con la girata di Marchetti con la palla out. Palla in avanti, anche Tavella è entrato in campo. Si gira Tavella, la conclusione, la respinta del portiere. Fatto muro, non l'ha toccato, non ho capito perché protesta. Tavella ci tenta, che gol di Tavella! Che gol di Tavella! Che gol di Tavella! Per la formazione lanotina, secondo gol di Pietro Tavella in questo terzo tempo.
verso pronto alla battuta, mentre c'è anche Nicolò Aversa pronto ad entrare, contro vento il tiro. Calcio di punizione alla battuta. Vediamo! Punizione per la punizione di Leopoldo, respinge il portiere con il braccio di Giampà, anche se c'era stato prima un tocco del giocatore del Pisa, un rimbalzo, una carambola è finita sul braccio del giocatore della Metino, l'arbitro dice che è comunque rigore, batte Marchetti. Domani con Avenzi, di cui c'è anche un altro. Oh, c'è un palo colpito dalla lunghissima distanza dal Pisa. In altri casi chi subisce il fallo deve battere, del Mancino, quindi pronto a battere. La conclusione sfiorata da Iozzi che la mette in calcio d'angolo, era sul secondo palo. E finisce qua, 5-1 per la formazione della Metina che sale a 6 punti in classifica. Le reti, Tavella, Gagliardi, Verso, Schirri, poi ancora Tavella.